100 anni fa nasceva la rivista Terra Santa, segno di speranza e inizio di un viaggio verso il futuro. 100 anni sono sempre un bel traguardo. Se si tratta di persone è un traguardo eccezionale, se si tratta di istituzioni è un traguardo importante, se si tratta di giornali o riviste è un traguardo significativo. Per festeggiare questo importante anniversario, un gruppo di redattori e collaboratori della rivista è stato ricevuto da Papa Francesco in Vaticano, questo lunedì 17 gennaio. Composta da 44 persone, la delegazione guidata da Fra Francesco Patton esprimeva una varietà di provenienze nazionali e linguistiche. L'udienza con il Santo Padre è stata nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico in Vaticano. 100 anni fa, ha detto il custode di Terra Santa rivolgendosi al Papa, la nascita della nostra rivista fu un segno di speranza e desideriamo che la rivista continui anche oggi ad essere un segno di speranza, raccontando i semi di bene seminati nei solchi oscuri della storia, in quella piccola porzione di mondo nella quale la storia umana è diventata storia di salvezza. Far conoscere la Terra Santa vuol dire trasmettere il quinto Vangelo, ha detto il Papa nel suo discorso, cioè l'ambiente storico e geografico in cui la parola di Dio si è rivelata e poi fatta carne in Gesù di Nazaret, per noi e per la nostra salvezza. Attraverso i mezzi di comunicazione sociale, voi potete arricchire la fede di tanti, anche di quelli che non hanno la possibilità di fare un pellegrinaggio nei luoghi santi. Potete far conoscere la gente che vi abita oggi, per cercare di costruire, in un contesto complesso e difficile come quello medio orientale, una società fraterna. Vi ringrazio perché per raccontare la Terra Santa vi sforzate di incontrare le persone dove e come sono. Infatti, per realizzare i vostri servizi, le vostre inchieste e le vostre pubblicazioni, non vi limitate ai territori più tranquilli, ma visitate anche le realtà più difficili e sofferenti, come la Siria, il Libano, la Palestina e Gaza. Al termine dell'udienza il Papa ha salutato personalmente tutti i presenti, donando a ciascuno una corona del rosario. Per tutti i mezzi di comunicazione della custodia e per tutti i comunicatori della custodia, ha sottolineato Fra Francesco Patton, il messaggio del Santo Padre è un messaggio di incoraggiamento. Dà un grande impulso perché nel suo stesso messaggio il Papa ci ha ricordato quanto sia importante che la comunicazione sia al servizio della fraternità e del dialogo, che ci sia questa capacità di consumare le scarpe per trovare anche le storie belle, positive da raccontare, anche in mezzo a situazioni molto difficili come sono le situazioni che si vivono in Terra Santa e in tutto il Medio Oriente. A partire dallo storico pellegrinaggio in Terra Santa di Papa Paolo VI nel 1964, la rivista ha documentato anche le visite successive dei papi Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco. Nel corso della sua storia, la rivista si è sempre avvalsa anche del prezioso contributo di archeologi e biblisti dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, che, con un linguaggio accessibile, hanno avvicinato i lettori al mondo della Bibbia e delle scoperte archeologiche. Sì, lo studio biblico nasce 3 anni dopo, sempre per iniziativa di padre Diotallevi, il coraggioso custode di quel tempo, e la rivista ha avuto sempre un occhio sullo studio biblico. Si pensi che la prima notizia dell'apertura dello studio appare proprio all'inizio del 1924 sulla Terra Santa. Ecco, lo studio biblico ha sempre avuto biblisti per Antico e Nuovo Testamento, studiosi di patrologia, quindi l'interpretazione antica delle scritture, così anche docenti di escursioni bibliche, di geografia e storia biblica. Una collaborazione che continua ancora oggi con i nuovi professori. Io penso che la storia, anche la nascita della rivista Terra Santa e la nascita e la storia dell'OSBF siano strettamente connessi. Ed è molto interessante leggere la pagina del primo numero, la prima pagina, il primo numero della rivista Terra Santa, pubblicata il 15 gennaio 1921, in cui il padre Diotallevi scriveva il programma, adunque semplice e ben determinato, di mantenere, cioè propagare la cognizione della Terra Santa
nel suo vero carattere di terra di Dio, padre di Gesù, teatro della redenzione umana e del quale si conservano i venerandi luoghi che sono i nostri santuari, per la cui esistenza e difesa hanno lottato e combattuto le generazioni di 20 secoli, che hanno tenuto sempre fisso lo sguardo in questa terra di Gesù, figlio di Dio. L'interesse dei frati della custodia di Terra Santa per l'archeologia ha permesso di scrivere pagine straordinarie nel campo delle scienze bibliche. Per Fra Eugenio Alliata c'è una simbiosi perfetta tra l'inizio nella missione archeologica dello Studium Biblicum Franciscanum e la diffusione nella rivista Terra Santa. Lo studio biblico francescano anche è nato più o meno nella stessa epoca delle riviste, in seguito al movimento di prendere maggior cura delle scoperte archeologiche che si facevano e di approfondire lo studio sotto l'aspetto storico e archeologico. Perciò si può dire che lo studio biblico ha usufruito moltissimo della presenza di queste riviste edite in Gerusalemme per diffondere tutte le notizie che riguardavano i suoi lavori. Sono particolarmente vivi nella memoria di Fra Alliata gli scavi del Monte Nebo in Giordania e il cantiere dove si formarono le prime generazioni di professori e studenti diretti da padre Sylvester Saller e successivamente da Fra Bellarmino Bagatti, da Fra Virgilio Corbo e da Fra Michele Piccirillo. Tra i nomi di spicco anche quello di Stanislao Loffreda. Sono stati loro a guidare gli scavi nei principali luoghi santi e santuari della Terra Santa. Siccome dietro tutti questi lavori c'erano e presenti i professori dello studio biblico francescano, non solo come osservatori, ma molte volte come consulenti o anche addirittura direttori di certe parti dei lavori. Ecco. La rivista Terra Santa, da 100 anni, racconta il mondo dell'archeologia e delle sue scoperte nei principali luoghi di Terra Santa. Racconta la vita dei popoli, delle loro culture e le loro sfide. E soprattutto testimonia la bellezza della Chiesa in dialogo con le altre chiese e religioni che abitano questa terra.